Noi abbiamo fatto la scelta come regione di investire moltissimo proprio sul turismo, come settore che ha grandi potenzialità nelle Marche e che oggi li esprime parzialmente. C'è un grande turismo di tradizione nella costa, mentre è possibile un turismo allargato che coinvolga tutto il territorio regionale, che permetta ai turisti di cogliere i cluster di cui la regione è ricchissima, da quelli religiosi, sportivi, legati al paesaggio, all'enogastronomia, alla cultura, all'architettura. C'è veramente una ricchezza di offerte che vogliamo sempre più sfruttare e valorizzare. In questi anni abbiamo sostenuto la riqualificazione delle strutture alberghiere, 30 milioni di euro regionali che dopo tanti anni hanno dato una mano a migliorare l'accoglienza, così come grandi campagne di comunicazione sul turismo delle Marche, sul suo territorio, sulla sua bellezza, tanto da arrivare a trasmissioni nazionali, a media che hanno raccontato molto bene le Marche. L'aeroporto potenziato, migliori collegamenti per una maggior fruibilità, da ultimo il cluster della bicicletta, ci crediamo moltissimo, abbiamo Vincenzo Nibali come immagine, testimonia della nostra regione, anche qui accompagnato da investimenti infrastrutturali e servizi che sempre di più accolgono il turista che vuole venire in bicicletta nelle Marche. La Regione Marche è per il turista che viene comunque una scoperta, è lo stupore, la dimensione del turista che viene nelle Marche. Chi immediatamente paragona le Marche alla Toscana quando vede le colline e quando al mare ha la varietà, la bellezza del nostro mare, non assimilabile solo col modello diciamo romagnolo piuttosto che quello più selvaggio, perché contiene veramente tutte le dimensioni, così come la possibilità di confrontarsi con una terra che alla fine quando la incontri è sconosciuta, ma quando la conosci non la vuoi lasciare più.